Ora l'isoterma Q uguale L più delta U, ma nell'isoterma non c'è variazione di energia interna del gas, quindi rimane l'uguaglianza tra calore scambiato dal gas con l'ambiente esterno e il lavoro compiuto o subito. Cominciamo dall'isoterma in espansione, dove il gas compie un lavoro motore, per esempio un lavoro di 10 joule, perché si espande, spinge il pistone, aumenta di volume. Ma da dove li prende questi 10 joule per compiere il lavoro verso l'esterno? Non potendo prenderli dall'energia interna, perché non varia, in quanto la sua temperatura rimane costante, allora questi 10 joule li deve prendere per forza da un assorbimento di calore dall'ambiente. Quindi il gas assorbe 10 joule di calore dall'ambiente esterno, non li immagazzina, quindi non li distribuisce tra le sue molecole per fare aumentare la loro energia interna, ma li utilizza tutti per compiere lavoro e sarebbe come una persona che riceve 10 euro e li spende tutti quanti in lavoro, senza metterne da parte niente. Dunque il gas assorbe 10 joule di calore, lo impiega tutto per compiere il lavoro motore, 10 joule, non immagazzina il calore nell'energia interna. Il contrario accade nella fase di compressione. Il gas subisce un lavoro di 10 joule, un lavoro appunto resistente, vuol dire energia che entra, ma questa energia il gas non la distribuisce fra le sue particelle, non la mette nell'energia interna. Allora dove vanno a finire questi 10 joule che entrano nel sistema, cioè nel gas? Vengono in realtà espulsi nell'altra forma, cioè in forma di calore. Quindi il gas riceve 10 joule di energia attraverso il lavoro di compressione, ma si libera di questa energia cedendola come calore all'esterno meno 10 joule, non immagazzina energia nell'energia interna. La situazione è questa: nell'isoterma di espansione il gas riceve 10 joule di calore e li usa tutti per compiere lavoro, e di questi 10 joule nulla va nell'energia interna. Invece l'isoterma di compressione avviene in questo modo: il gas riceve 10 joule di energia dall'esterno sotto forma di lavoro resistente, lavoro di compressione, ma questa energia se ne libera come calore ceduto all'esterno, senza immagazzinare neanche un joule nella sua energia interna. Di nuovo il primo principio è soddisfatto: calore scambiato uguale lavoro scambiato più variazione dell'energia interna, che è zero. Nel primo caso il calore assorbito diventa tutto lavoro, Q uguale L, 10 joule, 10 joule. Nel secondo caso il lavoro ricevuto diventa tutto calore buttato via. Meno 10 joule il calore ricevuto, meno 10 joule il calore buttato via. Il lavoro è il contrario: meno 10 joule è il calore buttato via, meno 10 joule è il lavoro ricevuto. Per fare un esempio con i soldi, è come ricevere 10 joule e spenderli tutti senza metterli da parte per niente, oppure ricevere di nuovo 10 euro, però in questa volta, mentre prima erano ricevuti come calore, adesso sono ricevuti come lavoro, e di nuovo buttarli via tutti come calore senza metterli da parte.